Buongiorno. Allora, oggi iniziamo un nuovo programma, la terza sinfonia di Brahms. È una composizione molto famosa, il tema è stato utilizzato anche in qualche brano musicale pop. Da Carlos Santana? Sì, sì, tra gli altri anche lui, sì, è vero, Domenico. È una sinfonia molto ricca e varia, con una particolarità. Quando Brahms l'ha composta, nel quarto movimento, ha ripreso il tema di apertura in fa minore. E non lo fa per pigrizia, come fareste voi. Lo fa per raccontare quanta strada, quanta fatica si è dovuta fare per arrivare fino alla fine. Ma il poveretto non aveva idea di quanta strada e fatica dovrò fare io per portare voi a un'esecuzione decente. Sarò breve. Se non sapete stare in un'orchestra, andate a fare i solisti. Qui dovete lavorare con gli altri e per gli altri. Dovete essere un gruppo. E invece col cazzo che lo siete stati fino adesso. Siete 50 persone sole. Chiaro? Ho detto chiaro? Sì. Non ho capito. È chiaro? Sì, chiaro. Bene, cominciamo. Nathan, accordatevi. Signori,